Come ogni anno, la nostra scuola aderisce all'iniziativa di cittadinanza attiva Scuola Sicura. Quali sono stati i risultati più interessanti riguardante il liceo scientifico di Canicattì? Per quanto riguarda la struttura, una delle cose che provoca maggior disagio per i nostri studenti è il fatto che il nostro istituto è dislocato in tre plessi. Poi, per quanto riguarda il sistema di materiale scolastico, i nostri banchi e le nostre cattedre comunque non risultano così adeguati per seguire bene l'attività didattica, come ad esempio le nostre aule, perché dal momento che bisogna racchiudere in una classe tantissimi ragazzi, non riusciamo a seguire bene l'attività didattica poiché appunto le nostre aule sono troppo piccole. E poi non abbiamo un servizio di acqua potabile, ma abbiamo semplicemente una cisterna di riserva per appunto i servizi igienici. Avete chiesto interventi alla provincia per migliorare la situazione? Sì, però non abbiamo ricevuto risposte, tranne dopo la nostra recente protesta all'occupazione scolastica e studentesca dell'anno scorso, e praticamente ci hanno accontentati con il, come si suol dire, il contentino, perché hanno ridipinto le nostre classi e poi ci hanno dato quella cisterna di cui parlavo prima, però si tratta sempre di acqua non potabile. Al di là di tutto, ci vivete bene in questa scuola? Ci viviamo perché sappiamo che dobbiamo viverci, non possiamo andare a studiare da un'altra parte, però comunque la nostra protesta non si ferma qui perché speriamo magari che un giorno i ragazzi che verranno dopo di noi riusciranno ad avere una scuola migliore. Sappiamo anche che una scuola non si costruisce dall'oggi al domani, però speriamo appunto che un giorno magari anche la provincia o la regione riescano ad attrezzarsi al meglio per costruire una nuova scuola.